Oggi, 9 ottobre 2003, New York. Stasera l'Hammerstein Ballroom ospita un attesissimo concerto di Sheryl Crow. Tra i tanti ammiratori presenti c'è anche Ambrose Capoz, 37 anni, sommozzatore della Marina Militare Americana. Ma Ambrose non è un normale fan della Crow. Ho parlato con suo padre, dice, l'ho ammesso anche lui, io e Sheryl siamo gemelli. Devo assolutamente incontrarla. Così il marinaio Capoz prima cerca di infilarsi nei camerini dello Hammerstein, ma viene intercettato dalla security. Poi alla fine del concerto, quando Sheryl sta lasciando il teatro, blocca la sua limousine e prova a entrare in macchina. Fermato dalla polizia, viene arrestato con l'accusa di minacce e molestie. Infatti è più di un anno che Ambrose Capoz è diventato un vero e proprio incubo per Sheryl Crow. La sua infatti sembra una pericolosa ossessione. Mesi prima è riuscito via internet a rintracciare l'indirizzo della sorella e dei genitori di Sheryl e così dalla sua base navale in Virginia si è recato in Missouri per chiedere ai familiari della cantante la possibilità di conoscere e di uscire a cena con lei. Lo ammette addirittura la famiglia Capoz, che dichiara che Ambrose è esageratamente infatuato di Sheryl Crow. Anche se, come sostiene il suo avvocato Stan Hickman, non ha commesso alcun atto violento, semplicemente dice è convinto di essere una sorta di gemello spirituale della rockstar del Missouri. Un mese dopo l'arresto, Capoz viene processato dal tribunale di Manhattan. La Marina Militare lo ha scaricato e lui ora rischia 7 anni di galera. Ma nonostante ciò, quando è in aula e vede entrare Sheryl per la sua testimonianza, Ambrose Capoz sembra l'uomo più felice del mondo. We'll be right back.